Signor Ministro, ha detto un sacco di cose ragionevoli. Mi sembrava di assistere, come ho fatto questa mattina, all'intervento alla Confartigianato del Presidente del Consiglio, perché al termine dell'intervento mi veniva quasi spontaneo da dire: bravo il ragazzo, bisognerebbe mandarlo a governare, però negli ultimi 16 anni ha governato più tempo lui che tutti gli altri. Questi sono propositi, i propositi ci possono anche trovare d'accordo. Il tema però che abbiamo di fronte adesso è la sostanza di quello che si può fare. Allora, il tema del riequilibrio generazionale è un tema fondamentale. Noi dall'inizio di questa legislatura, a costo di perdere voti e non di guadagnarne, poniamo il problema semplice, chiaro, che lo Stato non riesce a mantenere per 25 o 30 anni la gente in pensione, perché l'età della vita si è allungata, questo vale per le donne e per gli uomini. Allora noi, la sfida dell'Unione Europea, siamo disponibili ad accettarla, esattamente come accettiamo anche in proiezione futura una sfida nell'ambito del settore privato di allungamento dell'età pensionabile. Il problema allora qual è? Se noi vogliamo accettare questa sfida, perché i conti dello Stato tra l'altro ci impongono di affrontare il problema generale, e lei tra l'altro lo ha anche detto, io sono d'accordo con lei in tante circostanze, bene, se questa è la realtà dobbiamo utilizzare il tema della grande riforma sulla previdenza per affrontare la grande questione della famiglia, perché questo tema è in modo inscindibile connesso al tema dell'allungamento dell'età pensionabile, e per quanto riguarda le donne lo è in misura superiore ancora che per quanto riguarda gli uomini. Il tema della non autosufficienza è una questione drammatica. I genitori che hanno figli non autosufficienti sono lasciati soli. Certo, non è colpa del governo Berlusconi, sono questioni che ci portiamo dietro da decine di anni, ma oggi la sfida è affrontare queste questioni, come affrontare la questione della maternità. Noi abbiamo una terribile denatalità in Italia, inutile poi che ci lamentiamo che non nascono italiani, ci sono solo extracomunitari, ma dobbiamo allora, affrontando il problema dell'età pensionabile delle donne, stabilire corsie preferenziali, 2 anni per ogni maternità, forse una strada, vediamone altre. Ma se noi non partiamo da questo, vi ricordo la promessa del quoziente familiare fatta in campagna elettorale, e mi rendo conto del problema economico, mi rendo conto del problema economico connesso alle compatibilità, però questa è la sfida. Noi questa sfida la vogliamo affrontare, opposizione, maggioranza, è una sfida tra uomini di buona volontà che vogliono far crescere questo paese e anche essere sensibili al futuro delle giovani generazioni. Grazie, passiamo infine all'interrogazione numero 3100.